Buon pomeriggio, gentili telespettatori, e benvenuti a Prima TG. Proseguono le consultazioni di Draghi, che stamattina vedrà Lega e Movimento 5 Stelle. Previsto un prevertice dei dirigenti del Movimento con Grillo, a cui dovrebbe partecipare anche Conte. Il fondatore 5 Stelle apre all'ex presidente della Banca Centrale Europea e oggi farà parte della delegazione che lo incontrerà. Ieri il no invece di Fratelli d'Italia al governo Draghi. Salvini chiede ministri della Lega. Renzi assicura il sostegno a prescindere da parte di Italia Viva. Ora dopo ora, si consolida la maggioranza che sosterrà il governo Draghi. Sarà larga e potrebbe andare oltre il perimetro del modello Ursula. Partito Democratico, Forza Italia e Italia Viva. Ma anche i 5 Stelle e Liberi Uguali ci sono e i segnali di apertura da parte della Lega sono sempre più netti. Matteo Salvini si smarca dall'alleata Meloni che non voterà la fiducia al nuovo esecutivo. Il leader leghista fa addirittura intendere di voler entrare nella squadra con tanto di ministri. E scende in campo direttamente Beppe Grillo nel tentativo di far virare definitivamente i 5 Stelle. Il fondatore del movimento approda a Roma ed è pronto a partecipare alle consultazioni. Bollettino dei contagi Covid in Italia, divulgato dal Ministero della Salute. Sono 14.218 i nuovi contagi e 377 vittime su 270.507 tamponi elaborati, per un tasso di positività al 5,2%. Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.142, in calo di 9 unità rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi invece sono 19.575, quindi 168 in meno rispetto a ieri. Ascoltiamo il punto del commissario straordinario dell'emergenza Covid, Domenico Arcuri. Siamo il primo paese europeo per numero di persone vaccinate. Con esse si intendono le persone a cui è stata somministrata sia la prima che la seconda dose. Fino a ieri sera in Italia abbiamo vaccinato quasi 1 milione di persone, 956.389. In termini assoluti abbiamo somministrato ai nostri cittadini 2.335.997 dosi. I numeri delle vaccinazioni e in qualche misura l'andamento della nostra campagna vaccinale negli ultimi giorni sono a dimostrarci che, nonostante i tagli imprevisti spesso subiti, l'andamento della campagna sta riprendendo a ritmi accettabili e le somministrazioni stanno aumentando costantemente. Il piano vaccinale che abbiamo preparato insieme al Ministero della Salute, alle direzioni generali competenti, all'Istituto Superiore di Sanità, al Consiglio Superiore di Sanità, all'Agenas, che il Ministro Speranza ha illustrato alle Camere e che il Parlamento ha approvato nello scorso mese di dicembre, procede alla velocità massima compatibile con il numero delle dosi che arrivano in Italia. Continua in Campania l'aumento dei contagi. Secondo i dati dell'unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.665 i nuovi casi, di cui 105 identificati da test antigenici rapidi. I positivi, 103 sintomatici su 16.915 tamponi esaminati, di cui ovviamente 2.266 antigenici. Ieri il tasso di positività era pari all'8,33%, oggi è del 9,84%. 23 i decessi, di cui 11 nelle ultime 48 ore e 12 in precedenza, ma registrati soltanto ieri. 672 le persone guarite. In merito al report dei posti letto su base regionale, aumentano i posti letto di terapia intensiva occupati, oggi 103, mentre ieri 100, e ancor di più quelli di degenza, con 1.490 posti occupati, mentre ieri erano 1.468. Lancia l'allarme il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli per il costante aumento dei casi di positività al Covid-19. Ascoltiamo le sue parole.
Stiamo verificando in questi giorni un incremento dei contagi nella nostra città. Per il passato ci attestavamo intorno ai 30 contagi al giorno, 25-30. Negli ultimi 3-4 giorni siamo arrivati a 90 contagi. È un dato che deve preoccupare e deve indurre a comportamenti adeguati che noi abbiamo sempre suggerito ai nostri concittadini. Semplici precetti. Indossare sempre le mascherine, evitare assembramenti, lavaggio accurato delle mani e anche nelle visite con i parenti, nell'accogliere qualche amico a casa, sempre nel rispetto del decreto, avere la massima precauzione, massima precauzione. Solo così noi potremo uscire da questa situazione terribile, anche in considerazione che partirà fra pochissimo un'intensa stagione vaccinale. Una giornata importante per i diritti, per la libertà e per la giustizia. Questa mattina a Napoli il sindaco De Magistris, insieme all'assessora alle pari opportunità Francesca Menna, all'assessora ai giovani Alessandra Cremente e all'assessore del welfare Giovanni Pagnano, ha inaugurato la causa delle culture e dell'accoglienza per le persone LGBT. Una struttura comunale su tre livelli che accoglie un centro socio-culturale polifunzionale e la prima residenza comunale in emergenza d'Italia per persone vittime di discriminazione o marginalità sociale. La struttura sarà gestita da una cordata di associazioni con il supporto dell'Ordine Psicologi Campania e del Nuovo Teatro Sanità. Ascoltiamo i protagonisti. Oggi è una giornata straordinaria per i diritti, per la libertà e per la giustizia. La prima casa gestita interamente dal comune per dare rifugio e accogliere le persone LGBT vittime di violenza, soprusi, abusi, discriminazioni violente. Ovviamente per ragioni di tutela non vi sveliamo il luogo, ma anche il luogo è un segnale del cambiamento dei tempi. Qui questa città crede nei sentimenti, nella fratellanza, nella solidarietà, nella giustizia e nel tendere una mano a chi è in difficoltà, applicando la Costituzione. Le persone che vengono prima di tutto. E quindi oggi è un giorno importante, ci abbiamo lavorato molto, abbiamo superato ostacoli burocratici, amministrativi, una grande volontà politica in cui la Costituzione, i diritti e il capitale umano prevalgono su tutto. Ancora un caso di revenge porn che investe inoltre un minorenne. Delle chat a luci rosse da parte di un trentenne di Castelvolturno ai danni di un quattordicenne. I carabinieri della compagnia di Ischia hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di un uomo ritenuto responsabile dei reati di adescamento di minorenni. Tentata pornografia minorile si aggiunge alla detenzione di materiale pornografico nei confronti del quattordicenne. Le indagini hanno permesso di ricostruire che l'arrestato da febbraio 2020 aveva adescato il minore attraverso social, inviandogli foto intime e tentando di ottenere dallo stesso esibizioni pornografiche attraverso videochiamate e messaggi. L'attività investigativa è scaturita da una dettagliata denuncia della madre della vittima e le indagini sono state eseguite con escussione di testimoni, perquisizione e sequestro di apparecchiature informatiche, nonché consulenze tecniche, che hanno inoltre consentito di rinvenire nello smartphone del trentenne un ingente quantitativo di materiale pedopornografico costituito da 114 immagini e 136 video dal contenuto pedopornografico. Nuovo aumento dei positivi Covid evidenziati nell'ultimo bollettino. Con riferimento al 5 febbraio sono 250 i nuovi positivi, cui si aggiungono 87 guariti e un deceduto. Aumentano sia i tamponi processati, 2.164 nelle ultime 24 ore, ed anche il tasso di positività che risale fino all'11,5%. Maddaloni continua ad essere in cima per numero di positivi con 230, mentre Caserta sale fino a 197 casi, seguita da San Felice a Cancello con 180.
Un dramma che continua a consumarsi, quello legato alla morte del piccolo Gianni, il bambino di 2 anni ucciso martedì scorso a Castel Volturno. Il padre continua a respingere le accuse affermando che il bimbo sia caduto dalla culla, ma quando è arrivato all'ospedale Pineta Grande riportava numerose lesioni che facevano pensare ad una violenza domestica. L'uomo, nel corso del lungo interrogatorio cui si è sottoposto, assistito dal suo legale, ha fatto emergere particolari di violenza domestica consumatisi tra le ristrette mura dell'appartamento, perpetrate dalla compagna 29enne. È psicopatica, già è in cura, lo ha picchiato in diverse occasioni, ha dichiarato accusando la donna. Gianni è caduto dalla culla, non l'ho ucciso, solo cercato di rianimarlo. Durante la consueta attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai fenomeni illeciti, i finanzieri della compagnia di Capua hanno individuato un'area di circa 2.500 metri quadri nei pressi di Castel Volturno, in cui erano stati sversati illegalmente oltre 200 metri cubi di rifiuti pericolosi. Scarti di lavorazioni edili, legno, plastica, metalli ferrosi, pneumatici fuori uso, guaine bituminose, bidoni contenenti vernici, bombole e pezzi di autoveicoli fuori uso, che con l'esposizione agli agenti atmosferici avrebbe potuto provocare gravi danni irreversibili all'ecosistema. Il responsabile dell'illecito sversamento è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. L'area è stata sequestrata ed affidata in custodia giudiziaria al responsabile del settore pianificazione e programmazione ambientale e territoriale del Comune di Capua, in attesa delle operazioni di bonifica. Concludiamo con il Napoli che prepara la sfida di stasera al Ferraris contro il Genoa delle ore 20:45. Gattuso pensa al turnover in vista della gara di ritorno decisiva contro l'Atalanta in Coppa Italia il prossimo mercoledì. A presentare la gara è il tecnico del Genoa, Ballardini. Ascoltiamolo. Il Genoa dovrà fare una partita con facendo tutte le cose fatte bene. Non sarà facile perché giochi contro una squadra che è una squadra che ha uno spessore di altissimo livello tecnico, fisico e anche dal punto di vista tattico comunque sono molto, molto ben preparati. Quindi detto questo il Genoa sa che deve esprimersi al meglio, ecco, in tutti i momenti e nelle due fasi della partita. Ma ho detto in altre occasioni, per me il Napoli è una squadra europea, si presenta con tanti giocatori di qualità, sono bravi ad allargarti, sono bravi nell'uno contro uno, sono bravi ad attaccare la profondità, sono comunque una squadra che in fase difensiva sono solidi, sono equilibrati, sono compatti e quindi io quelle volte che ho visto il Napoli mi è sempre piaciuto. Io penso che il Genoa è concentrato sulla partita che c'è domani, quello che è stato già ci siamo, non dico dimenticati, ma quasi la partita fatta, quello che è stato fatto fino ad ora, quindi per me il Genoa deve guardare avanti e avanti a sé c'è il Napoli. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata.